L'esigenza dell'esclusiva nasce per essere utilizzato in quelle zone dove non si possono fare le battute con arma da fuoco, quindi zona A e zona B di parco. Però si utilizzano anche in zona D, laddove le distanze di sicurezza minime dei centri abitati non consentono di andare a fare una battuta. Quindi laddove non si può praticamente andare a fare battute con l'arma da fuoco, si utilizza il chiusino di cattura. La gestione del chiusino viene affidata a un telecontrollore, che sono persone formate dall'ente. Noi nel corso degli anni abbiamo fatto un totale di 4 corsi di formazione, dettati dal variare anche delle norme. Oggi siamo arrivati ad avere 100 persone formate che possono partecipare sia alle battute sia alla gestione dei chiusini. Il chiusino viene collocato dove c'è necessità, dove si riscontra una maggior presenza di suidi, per le segnalazioni che arrivano, anche per i sopralluoghi che andiamo a fare noi durante i nostri giri per il parco. E si monta in un punto X e si dà comunicazione al sindaco del comune in cui ricade, ai carabinieri, distaccamento forestale, il ZS, la ripartizione forestico-governatore, cioè tutti gli enti coinvolti, e si fornisce foglio, particella, coordinate cartografiche e soprattutto il responsabile, il nominativo del telecontrollore che ne è il responsabile, che la gestirà. Se un privato si dice che c'è un cinghiale nel suo fondo, non si va a montare il chiusino, si preferisce fare la battuta magari. Ma se in quella stessa zona arrivano più richieste, evidentemente ci sono i numeri e quindi... Poi, se è un terreno di privati, il privato deve dare il suo assenso, a dire potete montarlo da me. Se il terreno è comunale, sarà il comune a dire montatelo lì. E così via.